pensare ad una tragedia. Da allora invece il 29 maggio è diventata una data che fa male. Prima ancora che si giocasse sul campo Juventus-Liverpool finita 1-0 per i bianconeri, tutto si era già consumato. Una sciagurata inadeguata organizzazione dell'evento aveva fatto sì che nel settore Z del piccolo stadio Heysel di Bruxelles trovassero posto una rappresentanza di hooligans inglesi e qualche centinaio di tifosi juventini, per lo più famiglie che avevano acquistato con sovrapprezzo i biglietti rimasti e destinati all'inizio alle scuole calcio del Belgio. Gli assalti degli hooligans, il crollo di un muro di recinzione e la calca che schiacciò e soffocò chi era rimasto sotto. Alla fine si contarono 39 morti, 32 dei quali di nazionalità italiana. In pochi hanno pagato un conto con la giustizia, almeno quella terrena. Pene ridicole a carico di 12 hooligans, un segretario dell'UEFA, il capitano della gendarmeria di Bruxelles. Gli altri, tutti assolti. L'unico fatto rilevante è la condanna in Cassazione della UEFA, da allora ritenuta responsabile della sicurezza degli impianti sportivi durante le manifestazioni internazionali di calcio.